Gesù inizia questa confidenza che abbiamo ascoltato con queste parole: non sia turbato il vostro cuore. Perché? Perché i discepoli sono turbati, sono spaventati, intuiscono che quella sera è una sera di vigilia, di una tragedia. Non sia turbato il vostro cuore. Gesù dice: anche se ci sono molti segni che inducono a spaventarsi, ad aver paura, ad essere dominati dall'angoscia, voi no, voi potete avere speranza, voi potete guardare avanti con fiducia, voi potete vivere il presente nella pace. Non sia turbato il vostro cuore. Ma noi domandiamo: ma come, Signore? Ma non vedi cosa succede nel mondo? E Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore. Ma Signore, non vedi come sono, in che condizioni sono, che sono anziano, che sono malato, che sono solo? E Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore. Ma Signore, non vedi quanta fatica si fa a tirare avanti? Quanti sacrifici vengono chiesti al personale per far funzionare tutta la macchina? Quanta fatica fanno i nostri familiari che non possono venire a trovarci? Non sia turbato il vostro cuore. Ecco, questa parola di Gesù noi la vogliamo raccogliere. Ma ci domandiamo anche: ma come? Ma perché? Come riusciamo a vincere il turbamento? Qui Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. Dunque la strada da percorrere è Gesù, la meta da raggiungere è Gesù, la risposta alle nostre domande è Gesù. E dunque noi non è che ci solleviamo l'animo distraendoci, facendo qualche bella festa in cui tutti siamo allegri, e questo va bene, tutto bisogna fare perché la casa sia animata, perché gli incontri ci diano un po' di motivo di festa. Ma la risposta, la forza per vincere il turbamento è Gesù. È questo che io vengo a dirvi, è questo che Don Pinuccio e Don Andrea vengono a dirmi quando vengono a trovarvi a celebrare la messa, quando è possibile. Vengono a dire questo: noi conosciamo la via, conosciamo la verità, conosciamo la vita. Perché? Perché cerchiamo Gesù. È questo che sono venuto a dirvi. La via, la verità, la vita, cioè Gesù, che cosa ci insegnano per vivere nella pace, per ricevere la pace che solo Gesù può dare? Ecco, io prendo spunto da quello che diceva Don Pinuccio all'inizio, e vi consegno queste tre parole. La prima: essere amati, cioè la contemplazione del crocifisso, che noi possiamo contemplare pensando: guarda fino a che punto Gesù ha amato l'umanità e quindi ha amato me. Essere amati. E la seconda parola è essere amabili, cioè fare in modo che per gli altri sia facile amarci, perché sorridiamo, perché ringraziamo, perché siamo disponibili a quello che viene richiesto. Amabili, perché siamo capaci di una parola buona. Amabili, perché stabiliamo rapporti buoni tra di noi. Amabili, l'amabilità è un'arte molto semplice, quella dei bambini quando non fanno i capricci. È una cosa che non richiede di essere in piena efficienza, di essere capace di fare tanto, di essere capace di fare grandi discorsi. Ecco, richiede soltanto di avere quei tratti che rendano facile agli altri volerci bene.
e che rendono gradita agli altri la nostra presenza. Ciascuno di noi ha il suo carattere, quindi è possibile anche che uno abbia un carattere difficile, ecco, ma ciascuno di noi deve dire: ma io mi rendo amabile a quelli che vivono nella stessa casa, al personale che si prende cura di me, ai volontari che vengono a trovarmi, ai miei familiari. Amabile. E poi la terza parola, essere capaci di amare. Amare vuol dire prendersi cura, domandarsi: ma come faccio a dire una parola buona a quella persona lì? Ma come faccio a fare un servizio a quella persona lì? Ecco, amare, essere capaci di amare vuol dire quel servizio, quell'attenzione che riguarda più che alle cose da fare, al rapporto con le persone. Ecco, io vi dico: non sia turbato il vostro cuore, perché Gesù è qui con noi e si presenta come il Signore che ci salva e la proposta di vita che ci trasforma. E perciò che vi raccomando di meditare e praticare per quello che siamo capaci queste tre parole: essere amati, e quindi lo stupore e la gratitudine; essere amabili, e quindi la vigilanza del nostro carattere e dei nostri modi di reagire; essere capaci di amare, cioè di fare quello che possiamo perché le persone che incontriamo ricevano un segno di affetto, di attenzione, di stima, di servizio, secondo quello che noi possiamo fare. Dunque, essere amati, essere amabili, essere capaci di amare.